che cosa sia un'architettura fatta per esporre. In questo caso, la riflessione che noi abbiamo condotto è una riflessione sul paradosso fra il fatto di essere nello specifico al marmo, ma che quindi lavorare con la pietra, cioè il materiale della durata per antonomasia dell'architettura, e la temporalità, cioè la temporaneità della, o tutte e due le categorie, dell'allestimento. Chiaramente questo non è, come dire, risolvibile, in quanto è un paradosso di fondo che riguarda uno dei temi, a nostro giudizio, a mio giudizio, più inquietanti e radicali dell'architettura contemporanea, cioè il problema della durata, nel fatto che siamo in quella che è stata definita l'architettura dell'incessante, o in un momento in cui, storico, in cui la variazione continua sembra essere la cifra distintiva della nostra contemporaneità. Io credo invece, oppure credo ancora, o credo per un po', che l'architettura abbia non un valore aggiunto, ma il suo significato stesso nella durata, in quanto opera che dura più dei propri autori, come tale tramite fra le generazioni. Lo specifico di questo è la bellezza, il divertimento, perché deve esserci anche questo, di questo lavoro a lavorare sulle stand, è la possibilità di compiere questi esperimenti, queste dichiarazioni che sono magari, se, tra molte virgolette, teoriche o riflessioni teoriche, sapendo che appunto il problema della durata, dell'uso, è un problema temporalmente molto definito, le giornate dell'esposizione, ma è anche vero che appunto, sapendo che questo campo è un campo in cui la velocità dell'esecuzione è alta e quindi la possibilità di verificare il prodotto, ma anche come questo fosse un campo molto nobile della storia dell'architettura moderna. Cioè, penso al Varalto, il padiglione a New York, l'esposizione finlandese, Gropius, i suoi padiglioni per i metalli leggeri, Edoardo Persico in Italia. Luoghi assolutamente dignitosi di riflessione alta sulla figurazione. E nel limite del possibile, in questo e negli stand precedenti, abbiamo usato il materiale stesso come materiale dominante, o direi unico, dell'allestimento stesso. Tutto ciò ha a che fare con anche con il tema che era stato posto quest'anno, regolare e eccezionale, in quanto questo stand, che sembra apparentemente frutto di una composizione, oppure forse lo è, comunque come composizione aperta, chiamiamola, più che arbitraria, in realtà è fondato su una stessa sezione ricorrente dei materiali messi in gioco, che è la misura del 50x25 cm. Vuol dire che la gabbia dimensionale produce irregolarità. Alcune di queste lavorazioni, forse le più, non dico particolari, ma comunque alcune di queste lavorazioni sono fatte, noi le abbiamo viste fare a mano, e solamente a mano. Ecco, credo che sia un omaggio più che alla cultura del costruire, al lavoro, alla abilità artigiana di queste persone che fanno un lavoro molto duro, fisicamente molto duro, che però ha un suo sapere specifico. E credo che rendere omaggio oggi al lavoro manuale sia un modo critico di misurarsi con la contemporaneità, sapendo che il lavoro manuale forse potrebbe essere una terapia collettiva anche, più che mai necessaria per ritornare alla concretezza delle cose.